Posto. Detto. Siamo a Zattaglia, qui la gente del posto, unitamente tutta quella dei comuni vicini, Riolo Terme, Cuffiano, Casola Valsegno, Imola, Castel Bolognese, Castel San Pietro, Casalecchio dei Conti, Bologna, tutti a ricordare quello che è stato il sacrificio di tanti combattenti nell'ultima guerra mondiale, nel febbraio-aprile del 1945. Il fronte sul segno, pur di resistere, quella volta furono in tanti a perdere la vita. Da allora un ricordo indelebile che viene materializzato qui in questo luogo, nella vallata del Sintria, in questo piccolo fiume che scorre qui dove appunto tanto nel 1945 si erano svolti gli eventi bellici. A ricordare questo momento sono l'esercito, sono la brigata Friuli, sono le forze dell'arma, della marina, dell'aviazione, i carabinieri, la guardia di finanza. Autorità militari, ecclesiastici e civili, a voi tutti un caloroso benvenuto di sentito ringraziamento in questa particolare giornata che, come da lunga consuetudine, ci vede uniti in un pellegrinaggio a ricordare i nostri mai dimenticati commilitoni caduti al nostro fianco e questa stele che doverosamente è a loro consacrata. Noi la affidiamo a quel monito, quale monito alle future generazioni. Qui, alle spalle della chiesetta di Zattaglia, nel lontano 45 vi era un campo di trifoglio rosso, fu falciato. Ne furono prese due tornature, circa 2-3 mila metri, misura locale. Fu sbancato, furono scavate fosse e trasformati in cimitero di guerra. Giorno dopo giorno si popolò. I caduti arrivavano avvolti in coperte, allineati, distesi sul retro di questa chiesetta. Un grande telo li ricopriva in attesa che il loro abito funebre, in misura standard, li vestisse. I sarti falegnani del genio artiere erano in via Trebbio al 12, in questo fiumiciatolo, la stradina al ponte Torrente, sempre al lavoro. Purtroppo, su ogni tumulo una semplice croce di legno, una data, un simbolo, il castello delle Friuli. Un nome quando l'avevano, perché su alcune era scritto ignoto, sì a noi, ma non a Dio. I fiori sulle tombe non erano rose o tulipani, ma fiori di campo, raccolti e posate da mani di madri, sorelle, spose, volontarie e madrini di guerra, idealizzate, ricevendo un silenzioso ringraziamento da chi giaceva. Oggi è il nostro sacrario. Questi nostri incontri pellegrinaggio, mai animati come le adunate dell'associazione d'arma, ma sempre solamente connotati dall'intimità e dal religioso silenzio nell'abbraccio con i nostri fratelli d'arme che qui abbiamo lasciato e che qui attendono noi e sempre e solamente noi. Con loro abbiamo diviso l'ospitalità delle famiglie di Fognano, Poggiale, Castellina, Chiozzano e Brisighella, che generosamente, consci di privarsi della loro intimità familiare, ci accettavano, ci ha raccolto comandamente tra loro. Qui eravamo quando giunse quel fatidico 11 aprile 45, quando il segno ci comandò cacciate lo straniero. Tutti rispondemmo, da ingegneri, pontieri, sminatori, portatori, permettendo l'attraversamento di questo risagnolo fiume, ma con sempre grosso ostacolo, che fu scelto all'ultima linea difensiva della grotta. Dopo la ritirata dovuta allo sfondamento nel giugno del 44 dell'allora linea gotica per merito della brigata corazzata Columbia a quota 242 Tavoglia di Pesaro, linea difensiva che si estendeva da Carrara a Pesaro, costò la vita a 925 ragazzi venuti dal lontano Canada. Il nemico si ritirò tallonato dalla divisione polacca Krasowa e dalla brigata Maiella, alla quale il nostro gruppo Friuli diede il cambio. Su questo fiume i fanti insuperabili dell'87-88, i granatieri, i ingegneri, gli artiglieri, con i loro comandanti e ragazzi della stessa età e fede, conclusero la lotta iniziata in Corsica, infransero, umiliando la superbia dei veterani nazisti, parà della prima e quarta divisione,
i granatieri 278esima divisione e quarta divisione, nonché la 26esima brigata Panzer, tutti i componenti della 14esima e 10esima armata nemica. Isola, Riolo, Cufiano, Casola Valsegno, liberate successivamente Imola, Castel Bolognese, Castel San Pietro, Casalecchio dei Conti, Bologna. Il 21 aprile alle ore 8 circa i cittadini di Bologna videro le prime pattuglie dell'87 terza compagnia di fanteria nelle vie, acclamandole. E se oggi, come ogni anno, siamo qui al loro e nostro sacrario è per dire loro che l'estremo sacrificio compiuto è sempre nei nostri cuori, anche a loro spetta di maggior diritto di elogio che il generale Cadwell, comandante del decimo corpo dell'armata britannico, rivolse ai combattenti al generale della Friuli Scattini per avere ai suoi ordini uomini che, malgrado le avversità delle severe condizioni stagionali, hanno tenacemente tenuto ed infranto l'ultimo settore della gotica. Uguale elogio e ringraziamento agli uomini ed ufficiali della Friuli per la determinante azione a sud dell'Ortabile 9, la via Emilia, durante l'offensiva finale, che hanno gradualmente contribuito alla disfatta del nemico. È stato un privilegio l'avervi con noi nel 15° gruppo d'armata, sinceramente generale dell'esercito Stati Uniti d'America, Mark Clark. Grazie infinite. Dopo la memoria di Salvaterra, ecco, ora andiamo a conoscere più da vicino uno dei parenti di Giuseppe Uncini, che oggi è stato ricordato in questa commemorazione, mi pare solenne, in una bellissima giornata splendida di sole, con tanta partecipazione. Ecco, qui abbiamo la nipote. Sì, sono la figlia del fratello di Giovanni, che anche lui faceva parte sempre del gruppo Friuli, e in particolare però del gruppo Maiella, che poi si erano appunto affiancati al gruppo, alla brigata dei Friuli. E mio padre era a Brisighella e mio zio era appunto qui a Riolo. Loro erano due studenti di Ancona. Mio zio Giuseppe non aveva neanche 17 anni, anzi compiva 17 anni il 13 aprile e morì nel combattimento il 25 marzo del 45. Mio padre appunto a Brisighella invece venne ferito e fu portato all'ospedale militare di Bari, fu trasferito perché per una bruttissima ferita alla gamba, e lui ebbe conoscenza del fatto che non solo che il fratello era morto, ma che il fratello era partito, anche il fratello volontario l'ha saputo a Bari, durante appunto la degenza a Bari, da un sacerdote, il quale gli aveva fatto, vedendolo in quelle condizioni anche abbastanza precarie, ha detto: Uncini, c'era un ragazzo a Riolo, è morto. E mio padre appunto ha saputo in quell'occasione che il fratello era partito anche lui volontario, perché entrambi avevano fatto, anzi tre fratelli, tutti e tre avevano fatto i partigiani nella nostra zona, nelle Marche, liberata appunto la Cupramontana, il loro paese d'origine, e fatto la resistenza lì. Una volta liberato sono partiti per continuare appunto la lotta antifascista qui. La ringrazio di questo racconto dettagliato, significa appunto che anche nonostante la giovinezza lei ha voluto così rimanere nel ricordo di questo momento particolare. Lei invece che cosa ci può dire? Ricordiamo che la famiglia Uccini veniva da Iesi, da Cupramontana in particolare. Sì, Giovanni, io l'ho conosciuto, purtroppo desiderava sempre visitare queste zone perché per lui riportava dei grossi ricordi. Purtroppo non è stato più possibile perché si è ammalato e 10 anni fa è morto e non è potuto partecipare a questa gloriosa manifestazione, perché l'avrebbe sicuramente innanzitutto molto commosso enormemente. Poi per lui sarebbe stato forse un momento non troppo bello, dal momento che era sofferente di cuore ed era messo un po' malino. Comunque anche nel suo ricordo noi qui tutte abbiamo partecipato in 10-20, più che altro per la memoria e i ricordi che ha lasciato il padre, in quanto loro questo zio Giuseppe non l'hanno nemmeno conosciuto e nemmeno io l'ho conosciuto. Ecco, qui ne incontriamo, detto, diverse tante personalità, tutta gente legata dal ricordo, dalla voglia di essere qui. Ecco, qui abbiamo, lei è il... Sono Presti. Sono generale, sì, generale di divisione, naturalmente in pensione. Cosa. E io mi reputo un fortunato perché ho seguito tutta la trafila
della guerra di liberazione, cosa, perché nel 43, l'8 settembre ero a Roma con la divisione Piave, mi hanno preso i tedeschi con un inganno, sono finito in un campo di concentramento vicino a Roma, a Ostia, e sono stato lì per diverso tempo. Poi alla fine avevo 20 anni, e insomma una situazione che non poteva reggere, cosa. Alla fine ci siamo decisi con un altro mio amico che proviamo a scappare. Ci è andata bene, siamo riusciti a scappare da questo campo di concentramento, e appena arrivata a casa già i tedeschi mi cercavano perché sapevano, avevano l'indirizzo e tutto, e allora mio padre mi ha mandato in montagna e ho fatto attività partigiana con la brigata Bruno Lugli, comandata dall'allora maggiore Severoni. Alla liberazione delle Marche, dopo il 26 agosto 1944, ho ripreso servizio perché ero ufficiale in servizio permanente effettivo, sono stato assegnato al gruppo di combattimento Legnano e ho fatto la guerra di liberazione fino al 40, la liberazione fino al 25 aprile del 1945. E poi ho continuato il mio servizio militare perché ero già ufficiale, ripeto, e ho finito così. E così, in questa realtà, oggi, questo vivere, diciamo così, in mezzo a tanta gente che vuol ricordare, che cosa rappresenta? È bello perché finché si sta qua, perché si partecipa a queste manifestazioni, io mi entusiasmo quando vedo tante bandiere e soprattutto tanta gente. C'è il lato triste che purtroppo a me viene spesso da riflettere, dico, ma noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, la resistenza, la guerra di liberazione, il dopoguerra, perché tutti dimenticano che dopo il 25 aprile ci siamo dovuti rimboccare le maniche per rimettere in sesto un'Italia disastrata, e oggi trovandosi di fronte a tante realtà penose, cose, i vari Bossi ed altre cose, possiamo solo dire che ci sono momenti di grande tristezza, ecco. A che cosa è servito aver fatto tutto questo? Arrigo Salvaterra, impareggiabile organizzatore come sempre, unitamente ai suoi amici, collaboratori sì, che tutti insieme, ecco, si sono riuniti a lui. Ancora quest'anno fortunatamente anche il bel tempo ha aiutato tantissima gente, più dell'anno scorso, quindi significa che, ecco, il ricordo, la voglia di ricordare rimane in tutti quanti in Salvaterra. Esatto, come ho già detto nella mia allocuzione, il nostro è un pellegrinaggio, non è come fanno gli alpini e i bersaglieri, raduno d'armi. Veniamo qui in silenzio per star vicino a chi ci morì in quel momento, e vedo che malgrado l'età, malgrado la defezione data dalla stessa questione fisiologica, sono sempre presente, ciò mi fa molto piacere. Ma dobbiamo dire che anche le istituzioni hanno risposto davvero in modo sentito, in modo concreto, tutte sì, le forze dell'arma, esatto, i sindaci, la gente, questo credo che sia una grossa testimonianza. Sì, la sua sensazione è la realtà del momento, sia il pubblico, sia i sindaci hanno veramente collaborato per la riuscita della manifestazione, anche perché non hanno dimenticato che siamo stati noi che ha liberato questo paese e tutto il comprensorio. Oggi abbiamo visto una nuova stele, una stele all'ombra della quale sono state date anche delle onorificenze, momento di commozione che abbiamo voluto di proposito cogliere, ecco, credo che sia stato grande. Cioè praticamente non sono decorazioni, è soltanto la cittadinanza onoraria di chi è caduto qui. Ci sono dei ragazzi di 17 anni, di 20 anni, e la commozione logicamente è di dovere. Non si possono dimenticare chi con te è vissuto, è arrivato e non si è più rialzato. Guardiamo avanti, guardiamo al futuro. Speriamo, grazie, grazie infinite. E oggi, a 53 anni rimasi ferito. Oggi, ora a mezzogiorno, a Casalecchio dei Conti, ci ho perso un braccio, 3 ferite nella gamba e una nel corpo. Qui come vedete ci sono testimonianze attive di gente proprio che... Mongardina, Boschi di Sotto, la mattina del 10. La sua sensazione, la sua emozione nel ritrovarsi qui. Sempre grande.
Da quanti anni ritorna qui lei? Sono belle 26 anni che vengo qua. Quindi coinvolgendo anche tutti i suoi, la sua famiglia? C'è un mio collega anche morto, il mio carissimo amico. E quindi un motivo in più per essere qui? Un motivo in più. Come un motivo in più che ce l'ho su a Montelungo, ce l'ho a Mazzapotto, ce l'ho a Sant'Anna di Stazzema, da tre parti. Lei da dove viene? Da Fiene Valdarno. Presenta! Firenze! Onori ai caduti! Qui abbiamo il sindaco di Casola Valsenio, il dottor Marino Fiorentini. Ecco, credo che ormai è un appuntamento annuale, ma vediamo che la risposta è sempre molto nutrita. Si vede che la gente sente ancora, ricorda. Certamente, questa tra tutte le manifestazioni che facciamo nel nostro territorio per ricordare la guerra di liberazione e i caduti è senz'altro quella che è ancora più sentita dalla gente, soprattutto per l'interessamento degli ex combattenti della Friuli che ci danno un notevole aiuto per l'organizzazione della manifestazione e poi perché c'è un interesse generale da parte di tutta la gente qui del posto per ricordare questi fatti che hanno vissuto direttamente e poi soprattutto per l'entità della cosa, ci sono 240 caduti dei soldati che hanno liberato i nostri territori. Quindi. E abbiamo visto una targa comunque dove gli ex combattenti della Brigata Friuli ringraziano la gente di Zattaglia, quindi significa che c'è proprio un interscambio, proprio così, un sentito ormai, un'unione che è destinata a durare. Sì, io credo proprio di sì, anche perché questa manifestazione nasce da una collaborazione che va avanti alcuni mesi prima tra gli ex combattenti, tra la gente del posto e tra le amministrazioni comunali, quindi è una cosa sentita in cui cerchiamo tutti di dare il nostro contributo per vedere di mantenerla come segno di ricordo di quegli avvenimenti e come anche messaggio per il futuro. Qui nel suo territorio abbiamo visto la presenza di molti sindaci e anche delle scuole. Sì, sì, sì. C'è l'interessamento delle scuole, tutti gli anni l'associazione ex combattenti si rivolge alle scuole, alla direzione didattica anche per fare svolgere dei temi in classe sugli avvenimenti specifici di questi anni. Ci sono anche dei premi poi che vengono dati ai bambini che svolgono nel miglior modo il proprio lavoro, quindi c'è una collaborazione, un grosso impegno anche da parte dei ragazzi della scuola, della direzione didattica e della presidenza. Sindaci significa unità? Direi proprio di sì. Un aspetto positivo credo che sta venendo avanti in questi anni è anche che rispetto al passato, dove era molto sentito il campanilismo, oggi tra le amministrazioni comunali, tra gli enti locali della zona c'è una grande collaborazione, una grande amicizia anche tra le persone, questo aiuta a lavorare meglio. Moretti Gian Lorenzo. E vediamo qui davanti al sacrario di Zattaglia i ragazzi delle scuole, che hanno eseguito un tema a ricordare quella pagina di storia che ha colpito questa terra di Romagna.
accompagnati dalle loro maestre, oggi i ragazzi hanno partecipato alla cerimonia, una cerimonia che, come abbiamo detto, anche quest'anno ha raggiunto toni emotivi davvero molto alti. Grande partecipazione come sempre, e i bambini, che così li vediamo allegri, spensierati, in quel momento quando sono stati impegnati nello svolgimento del loro tema, si sono impegnati, sono stati riflessivi, hanno capito l'importanza di quei momenti che ha segnato la storia di questa parte d'Italia. Si conclude così questa cerimonia dal cimitero di Zattaglia, questo sacrario che conserva 242 vittime dell'ultima guerra. Un momento di grande emozione, l'abbiamo vissuto in questa mattinata anche con l'inaugurazione della croce che dovrà avere un significato particolare per questa terra di Romagna. Chi passerà per questa terra potrà così meglio ricordare il sacrificio di tanti uomini, tanti giovani che hanno combattuto, lottato e lasciato la vita per la patria. Con questo è tutto da Zattaglia, grazie per l'attenzione e a risentirci.